Rinnovo l'invito a implorare dal Signore la pace per l'amato popolo ucraino, che da 6 mesi oggi patisce l'orrore della guerra. Auspico che si intraprendano passi concreti per mettere fine alla guerra e scongiurare il rischio di un disastro nucleare a Saporizia. Portano al cuore i prigionieri, soprattutto quelli che si trovano in condizioni fragili, e chiedo alle autorità responsabili di adoperarsi per la loro liberazione. E penso ai bambini, tanti morti. Poi tanti rifugiati, qui ne sono tanti. Feriti. Tanti bambini ucraini e bambini russi che sono diventati orfani. L'orfandà non è la nazionalità. Hanno perso il papà o la mamma, siano russi, siano ucraini. Penso a tanta crudeltà, a tanti innocenti che stanno pagando la pazzia, la pazzia, la pazzia di tutte le parti, perché la guerra è una pazzia. E nessuno che in guerra può dire no, io non sono pazzo. La pazzia della guerra. Penso a quella povera ragazza volata in aria per una bomba che era sotto il sedile della macchina a Mosca. Gli innocenti pagano la guerra, gli innocenti. Pensiamo a questa realtà e diciamoci uno all'altro, la guerra è una pazzia. E coloro che guadagnano con la guerra, sia col commercio delle armi, sono dei delinquenti che ammazzano l'umanità. Rivolgo